Eccoci per un altro aggiornamento di strada, o meglio di ricarica. Sono partito dall'Agnello Treffen stamattina, tarda mattinata, perché cominciava ad arrivare un po' di neve dal colle dell'Agnello. Infatti quasi tutti abbiamo raccolto le proprie cose, ce ne siamo andati, anche se altri venivano su, quindi c'era un bel via vai. La strada era tra l'altro perfetta, pulitissima. E comunque con la zero ho fatto un percorso diverso rispetto all'andata, non mi sono fermato a Asti come ho fatto l'andata, ma mi trovo a Chivasso. Chivasso, centro commerciale, c'è una colonnina EV-Way, quindi un operatore diverso rispetto a quella di Enel che ho usato all'andata, ma funziona benissimo anche questa. È importante quindi essere sempre preparati anche ad usare operatori diversi e non solo un operatore singolo, perché appunto ci sono operatori diversi. Comunque è andata bene perché la strada a scendere dal colle dell'Agnello era tutta ovviamente in discesa, quindi ha consumato pochissimo, anzi rigenerava tantissimo da zero, e quindi mi sono ritrovato con un'autonomia un po' più abbondante, diciamo almeno un 20-30 km in più rispetto a quelle che erano le previsioni normali rispetto all'andata, diciamo. Quindi sono arrivato qua comunque con circa un 40%, e adesso ricarico e vado fino a casa, tanto mi manca un centinaio di chilometri, ce l'abbiamo fatta. Anche questo Agnello Treffen l'abbiamo portato a casa. Adesso sta cominciando a nevischiare, ma questo è un altro problema. Ciao!